Ciao, sono Piero Sarastano e vorrei parlare di una serie di concetti sul machine learning che ho visto trascurati nelle varie presentazioni e nei corsi che ci sono in giro e essere un po' forse negativo, però anche realistico, smorzare un pochino l'hype e contemporaneamente dare dei consigli un po' più sani, un po' più longevi, più a lungo termine per capire a cosa effettivamente serve il machine learning e cosa ci si può fare e cosa non ci si può fare. La prima osservazione che vorrei fare è che non bisogna scambiare uno strumento con il mezzo, ossia questo nuovo trend del machine learning è una fetta di intelligenza artificiale che entra di prepotenza nel software e che va ad aggiungere tutta una serie di tecniche e di possibilità a quella che è l'informatica classica e quindi è uno strumento in più da utilizzare per raggiungere i propri fini. I fini c'erano già da prima, ossia era già successo con la bolla di internet degli anni 90. A un certo punto viene fuori che c'è questo internet, all'inizio non se lo cagava nessuno, poi a un certo punto è esploso, è diventata una tecnologia validante, molto molto forte. Molte persone hanno pensato che buttandosi su internet avrebbero potuto lasciare stare totalmente di fare quello che facevano, puntando tutto su quello, sulla tecnologia, sullo strumento. In realtà questo ha generato un grosso hype e conseguente bolla, simile a quello di adesso, perché la cosa più sana da fare, e chi l'ha fatto infatti è sopravvissuto, era capire che il nuovo strumento internet andava ad aggiungere una possibile in più per arricchire, per sviluppare, per migliorare l'attività già in corso. Esempio, Pilco Pallina aveva una pizzeria. Quando è arrivato internet non si è buttato su investimenti in internet generici, su cose tipo non capire una mazza magari, ma ha capito che realizzare un sito internet per la propria pizzeria poteva aiutarlo ad attirare più clienti e ad avere un canale di comunicazione in più. Quindi nel caso di internet era la comunicazione. Nel caso del machine learning invece si tratta di automazione. Ma nel momento in cui abbiamo un'attività rutinaria, ripetitiva, che costa, si può pensare di utilizzare il machine learning per automatizzare parte di questa attività e quindi andare a risparmiare sul costo di ripetere tante volte lo stesso task. Il secondo consiglio che vorrei dare è quello di guardare al machine learning come una forma di ottimizzazione, quindi di miglioramento di quello che già c'è, in particolare di automazione di ciò che è ripetitivo. Miglioramento statistico, cioè che è misurabile in una certa misura e non assoluto, quindi ottimizzazione statistica, piuttosto che di guardare al machine learning come se fosse una nuova forma mistica di tecnologia che dà risposte a domande prima irrisolvibili. Perché? Perché, tornando al discorso di prima, nel momento in cui ci si accorge di avere all'interno di un'organizzazione delle attività che sono misurabili, quindi generano dati, e le stesse attività sono molto ripetitive, possiamo usare i dati generati da questa attività per far apprendere al computer come funziona, estrarre i pattern statistici all'interno di questi dati e quindi dare un supporto all'esecuzione di questa attività, parzialmente o quasi totalmente automatizzandola. Quindi, per essere più breve, stare lontani dalle soluzioni assolute, totalizzanti, dall'ideale di perfezione tecnologica che è affascinante ma fantascientifico, e guardare ai termini di ottimizzazione, di automazione, collegare il più possibile questo filone ai concetti di ripetitività, di standardizzazione del dato, di industrializzazione, quindi fare un discorso un po' più maturo. Il terzo consiglio importantissimo per chi pratica queste cose o per chi lavora con chi le pratica è cercare di utilizzare queste tecniche di modo che siano inseribili all'interno di un'architettura esistente, ossia nel momento in cui viene costruito un modello di machine learning che è in grado di automatizzare un task, dare quindi delle risposte pronte, laddove prima magari c'erano degli operatori che eseguivano il task o dei processi molto lenti e o burocratici, bisogna fare in modo che poi questo pezzo sia facilmente integrabile nei processi in corso, perché molte volte magari è facile realizzare il modello, ma non è facile fare in modo che entri a far parte delle attività dell'organizzazione, e
E questo secondo me è un aspetto che merita un sacco di pensiero, un sacco di lavoro, e credo ci saranno persone che si occuperanno soltanto di questo in futuro, cioè come fare in modo che l'automazione sia in supporto piuttosto che in sostituzione, piuttosto che in alternativa. Questo si ricollega al discorso della non perfezione, dell'ottimizzazione. Nel momento in cui la macchina permette di accelerare o di migliorare un processo, va da sé che questa accelerazione e questa automazione vanno orchestrate all'interno dell'organizzazione con quello che c'è già in corso. E questo qui è un discorso parecchio trascurato che secondo me merita un sacco di attenzione. E grazie di aver ascoltato i miei tre consigli, i primi che mi sono venuti in mente sul machine learning. Spero che questo video sia stato utile e spero che nei commenti mi possiate indicare di che cosa volete sentire parlare di questo tema. Che cosa vorreste fosse approfondito, perché vorrei fare dei video un po' più, diciamo, dove c'è meno fuffa ma più sostanza. Quindi mi prendo questo impegno e mi prendo anche l'impegno di pubblicare questi video in chiaro. A prendere delle invarianze statistiche dai dati che gli vengono forniti, dai dati che vengono forniti.